Ogni pezzo costruito è un pezzo unico, come nella grande tradizione degli Utai, un mestiere magico che nel tempo ha incontrato sempre più però crisi di vocazioni, ma che viene portato avanti da grandi artigiani come il maestro Enrico Medaglia, spinto sempre da grandi motivazioni. Dare spazio ai giovani musicisti padovani, come il sabato pomeriggio organizzeremo delle programmazioni. Dentro il mio laboratorio ci sarà la possibilità per alcuni musicisti giovani di esibirsi. Il laboratorio a porte aperte, i passanti, i turisti possono fermarsi e vedere come si costruisce uno strumento. Quello che io faccio con passione, io arrivo dalla scuola internazionale di liuteria di Cremona, Antonio Stradivari, e mi hanno insegnato a costruire gli strumenti a mano. Enrico Medaglia ha aperto bottega nel cuore di Padova con una vetrina a Palazzo Papa Fava in via Barbarigo. Chi viene può ammirare, oltre alla qualità assoluta dei prodotti finali, come si costruisca artigianalmente uno strumento musicale. Queste attività sono quelle che ci contraddistinguono come creativi artigiani in tutto il resto del mondo e riescono anche a conservare l'identità culturale che è così preziosa per le nostre realtà urbane. L'importante sarebbe che un po' alla volta figliasse nuove opportunità, nuove iniziative dello stesso tipo di recupero di antichi mestieri e di questa nuova mentalità che sicuramente porterà un grande richiamo per la città. Sappiamo che queste piccole attività comunque nel centro sono anche presidio del territorio e comunque danno un risvolto di altissima qualità e una valorizzazione al nostro mondo artigiano che non dovrà più pensare a scomparire da questi territori, ma essere qui, presidiarli e far vedere con le proprie mani che cosa sappiamo fare.